20 minuti ragazzi, fate partire il cronometro, facciamo una zuppetta di pesce con le cozze, i totani, l'arana pescatrice e i gamberi. Il grande sapore lo tiriamo fuori da qua, con le cozze. Giù il prezzemolo, l'aglio, lo schiacciamo leggermente, ma lo teniamo in camicia. Goccino di olio, alziamo bene. Non appena l'aglio inizia a sfrigolare leggermente, vuol dire che l'olio è caldo. Tuffiamo le cozze e partiamo subito. Con la loro acqua ci daranno tutto il sapore alla zuppa. E le facciamo aprire dolcemente, 2-3 minuti. Con l'aglio per dopo. E ce lo sbucciamo, poi dobbiamo fare tutto live, non bisogna perdere neanche un minuto di tempo. Facciamo aprire bene, abbiamo la piastra nuova in cucina, devo ancora familiarizzare un attimo, doveva sfrigolare un po' di più. Non abbiamo abbastanza calore sul fuoco, ma niente paura, adesso si apriranno tutte, prendiamo un coperchio, anche se non è il suo, come potete ben vedere, no, proprio questo. No. Chef in camicia, abbiamo un sacco di pentole, un sacco di padelle, ma il coperchio giusto mai, mai una volta. Qua ci siamo, perfetto, via il coperchio, filtriamo tutta l'acqua, perfetto, vedete che un po' di impurità ci sono rimaste e rimangono tutte sul colino e non nel nostro piatto. Con un cucchiaino sgusciamo le cozze, teniamo poi qualche cozza con il guscio per la presentazione finale. Iniziamo a sgusciarle, ma per non perdere tempo mettiamo su di nuovo la base della zuppa. Ho scelto di sbucciare gli spicchi in modo che si sentano un po' di più e poi li andiamo a levare. Li tagliamo a metà, giù in casseruola, goccetto d'olio e ancora un gambettino di prezzemolo. Bene, via aglio e gambi di prezzemolo. E adesso andiamo di nuovo giù con le cozze, con l'acqua delle cozze, la rifiltriamo. Ah, perfetto. Cozze, le abbiamo pulite tutte, buttiamo via i gusci, passata di pomodoro, circa 250 ml. Pronti. Recuperiamo anche quest'acqua qua, che ci è rimasta sul fondo della padella, via, e anche questa qua, e recuperiamo tutta l'acqua necessaria. Ci portiamo avanti intanto con i gamberi, cosa dobbiamo fare? Via la testa, togliete il carapace, quando arrivate in fondo alla coda fate una leggera pressione, e vedete che viene via anche il filetto intero, sono molto facili da pulire. Vanno dentro solo all'ultimo minuto. La rana pescatrice, 2 etti di trancio questo. Andiamo a ricavare tutta la polpa tagliando proprio di fianco all'osso. Questo è un pesce che va molto bene per la zuppa, perché vedrete che poi li lasceremo in infusione a cuocere a bassissima temperatura e rimarranno morbidissimi. La pescatrice poi tagliata a bocconcino così sembra quasi una capasanta, è buonissima. Ma ci facciamo furbi, mettiamo i pezzi piccoli e giochiamo con le cotture. I totani abbiamo i ciuffi, li tagliamo a metà. Il corpo cosa facciamo? Lo apriamo, lo tagliamo in due, sennò diventa troppo piccolo, lo incidiamo leggermente, così lui si arriccia e la cottura arriva al centro in un attimo e direttamente così dentro. Che mi è scappato. I ciuffi dentro interi così, via, mescolatina, mettiamo dentro bene tutto e qua 5 minuti e siamo arrivati. Perfetto. Ok, tagliere pulito, meglio anzi girato dall'altro lato così siamo sicuri di non impuzzare, contaminare la nostra verdura o erbe aromatiche in questo caso. Prezzemolo, che come ho detto nelle zuppe di pesce ci vuole sempre, lo tritiamo, la cosa importante è tritarlo fine. Di qua la pescatrice, che è morbidina, però all'interno è cotta, vedete che si sfalda leggermente, non è più trasparente, è bella bianca, quindi è cotta. In questo caso 2 minuti, guardalo qua, bello morbido. Mettiamo i gamberi e spegniamo il fuoco. E ovviamente le nostre gozze, che erano già cotte, quindi non hanno bisogno di ulteriore cottura. C'era ancora un po' d'acquetta saporita. E molto bene a girare. Prezzemolo dentro. Vi volevo far vedere, avete visto i gamberi che li abbiamo messi a fuoco praticamente spento. Ora ne tiro su uno. Vedete, erano molto piccoli, quindi si sono cotti proprio in 2 secondi. Ok, pronti ad impiattare. Io ci metto anche sulla base una fetta di pane. Vedete, c'è la pescatrice, c'è il totano, abbiamo pescato una cozzettina. Ha un bellissimo colore, la densità mi piace, è giusta. Non troppo liquida, si è leggermente rassodata, si è legata con il pomodoro. Guarda lì qua, guarda che belli i gamberi messi all'ultimo secondo. Sono rosso fuoco. Prima ne ho assaggiato uno, sono morbidissimi. Poi alla fine
ce la bagniamo abbondantemente con il nostro sughetto al pomodoro. Che dire, ragazzi, io ci metto un girettino di olio a crudo, pepe, e concludiamo con una fettina di pane, anzi anche due, da poter pucciare quando volete. Ragazzi, io mi prendo subito un cucchiaio e assaggio. Una cosa che mi ero dimenticato: per fare il figo, come sempre, mi ero tenuto due o tre cozzettine intere nel loro guscio per migliorare la presentazione. Qua ero già pronto a mangiare. Allora, assaggiamo un po' come è venuta. Quanto ci abbiamo messo alla fine a farla? 28 minuti? Sono stato un po' troppo corto con i tempi. Però 20 minuti lasciatemi, almeno posso chiamare il video zuppa in 20 minuti e facciamo un po' di clickbaiting fatto bene. Assaggiamo sta zuppetta. Allora, pescatrice. Cottura perfetta. Assaggiamo ancora un gambero che mi piaceva. Molto buono. Sapiente questa zuppa, fatta davvero in poco tempo. Aspetta che mastico. Fatta davvero in pochissimo tempo, 25 minuti, mezz'ora adesso, non sono i 3 minuti che ci cambiano. Potete mettere i pesci che vi piacciono, che avete magari avanzato dal giorno prima per un'altra preparazione, avanza un filetto. L'unica cosa importante sono le cozze, che danno il vero sapore alla zuppa, ragazzi, quindi questa ce la siamo portata a casa. Scriveteci nei commenti, fatemi sapere come fate voi la vostra zuppa di pesce e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!